Autobus elettrici, tecnologia, contenimento delle spese, tagli alle corse non redditizie e risparmio sui costi del personale. Sono queste le misure contenute nel piano di sviluppo annunciato dalla Giunta Comunale per rilanciare l'AMA, la municipalizzata del Comune che si occupa di trasporto pubblico locale. I dettagli sono stati illustrati dall'assessore Carla Mannetti assieme a Fausta Bergamotto, dall'amministratore unico dell'azienda Gianmarco Berardi e dal consulente finanziario che ha collaborato alla redazione del piano economico finanziario Augusto Equizzi. L'assessore Mannetti, per quanto riguarda il nuovo contratto di servizio, ha annunciato che sarà di 7 milioni e 700 mila euro, 1,2 milioni di euro in più rispetto a quello scaduto. È una somma che comprende anche fondi ordinari trasferiti dalla Regione. Proprio quest'ultima, ha ricordato l'assessore Bergamotto, è una delle principali responsabili del dissesto finanziario dell'AMA, avendo sospeso nel 2016 il fondo per il pagamento degli adeguamenti contrattuali del personale, circa 900 mila euro annui. Il Comune nel 2018 ci ha messo una pezza garantendo la stessa cifra, ma si è trattato di una misura una tantum, ha spiegato. Altre cause alla base della crisi dell'azienda sono invece strutturali, hanno radici più profonde. AMA, ha detto la Mannetti, ha un parco macchine molto vecchio, l'età media dei suoi autobus è di 20 anni, sono mezzi che devono essere dismessi perché Euro zero e dunque non più a norma. Sfruttando alcuni finanziamenti abbiamo comprato 15 nuovi autobus, ha ricordato, 11 elettrici, uno dei quali è già in funzione, 4 a gasolio. I nuovi autobus permetteranno anche di spendere meno per la manutenzione e il carburante mediante il recupero delle accise con la cosiddetta carbon tax, ha detto l'amministratore Berardi. Solo negli ultimi 3 anni il carburante era aumentato del 30%. Altri risparmi verranno invece dal taglio di 100.000 km di corse non più remunerative e dalla gestione del personale. Con i pensionamenti che saranno sostituiti da lavoratori con contratti interinali, contiamo di risparmiare 140.000 euro l'anno. L'operazione più importante però, secondo l'assessore Mannetti, è stata quella di predisporre il costo standard del servizio e il PEF, che saranno portati all'attenzione della Giunta a giorni e poi del Consiglio Comunale per integrare il contratto di servizio. Siamo stati, ha ricordato con orgoglio la Mannetti, il primo comune in Abruzzo in tal senso e questi due strumenti ci permetteranno di stabilizzare la gestione economica di AMA. Il costo standard è stato fissato in 2,17 euro a chilometro. È stato stabilito, ha detto ancora la Mannetti, sulla base di diversi passaggi. Preliminarmente abbiamo dovuto tener conto dei parametri definiti dall'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti. Il risultato ottenuto è stato poi rideterminato attraverso la determinazione di criteri specifici normativi dall'amministrazione comunale. In base ai parametri il costo macro si attestava sui 2,50 euro a chilometri. Noi siamo riusciti a contenerlo fino a 2,17 euro. Questo è il costo standard e non influirà sul prezzo dei biglietti per l'utenza, che rimarrà invariato, ha assicurato la Mannetti.